Ciao ragazzi! Oggi faremo un murales a Parma. C'eremo io e Leonardo per la Murales Company e come al solito vi mostreremo al dettaglio come lavoriamo. Siete pronti? Via! Qua c'è Leo che sta scocciando. Ci stiamo preparando per questa grande parete. Qui abbiamo il nostro macchinario per muoverci, vedete? Oh, non mi scocciare. Ok, come potete vedere la parete è molto molto alta. Non so se vi rendete conto, 5 metri di altezza, e faremo un bosco. Qui vi faremo vedere adesso in digitale, avremo una settimana di tempo per farlo. Dobbiamo almeno fare 5 metri al giorno per 5, per stare nei tempi. Qui abbiamo il materiale. Che non basterà. Speriamo che basterà. Allora, vedete tutto il verde che serve per colorare. Nico, col rosso sì, col rosso cucciamo. Questa è una delle parti più importanti, forse la più importante, che è squadrare la tela. In questo caso abbiamo fatto dei punti di riferimento così da seguire il bozzetto che abbiamo, dove è già squadrato. Come vedete qui, seguendo il bozzetto e prendendo in considerazione i punti, andiamo spediti, come potete vedere. Ed il lavoro risulta molto molto più facile ed efficace. Bene, questa è la parete che abbiamo fatto adesso. Metti la maschera, non si sente niente. È più artistico. Ah, si capisce niente. Non ci aspettavamo questo risultato. Lontano. Quanto ci abbiamo messo? Ma quel pezzo secondo me è mezz'ora. Quindi, un'oretta, tu. Contando questo pezzo qua, ce la faremo, dai. Ce la faremo! Bella. Ce la faremo! Ce la faremo! Giorno 1 abbiamo fatto questo pezzo qua. Bosco, abbiamo fatto due pannelli, sotto manca un pezzo. Questa è la bozza, noi guardiamo la bozza e disegniamo cosa c'è qua, guarda. Certo. Alta definizione? Certo, domani dobbiamo fare questo. Stop. Ok, questi sono gli stencil che abbiamo fatto per creare le foglie. Grazie a questo marchingegno degli stencil riusciamo a fare i dettagli e dare quell'effetto di foglie. Siamo sulla piattaforma, stiamo facendo le modifiche al disegno. Sto uscendo bene, dai, no? Sì, dai, ci sta. Ci sta, sto uscendo bene. Bene, abbiamo fatto un bel pezzo. Ora vado a prendere i mandarini. Signora, i limoni, signora! Abbiamo dato la base e poi andiamo di stencil, ok? È già l'ora di pranzo, quindi dobbiamo andare a mangiare qualcosina. Che ne sono? È già mezzogiorno. Come mezzogiorno? Eh sì, non trovo. Urco cane, andiamo a fare la pasta, dai. Dai, andiamo a cucinare. Una pausa di un'oretta e via, e continuiamo. A destra ovviamente potete vedere le foglie che sono più delineate, invece di qua dobbiamo ancora definirle meglio, però piano piano stiamo facendo tutto. Leo, vuoi dire qualcosa? Raga, non so che sbatti. Bene, giorno numero 3.
E adesso iniziamo a dare i dettagli a questa parete. Qua, qua, qua. Leo, una parola? Non ci sbatti. Oh, voglia di lavorare, saltami addosso. Iniziamo. Ok, adesso abbiamo fatto con lo stencil tutte le foglie e il risultato è questo. Bisogna giocare con i colori, ironico. Stiamo andando avanti con il disegno. Abbiamo fatto tutti i dettagli del bosco. Leonardo sta pitturando la parte del terreno. Sto pitturando la strada che va a Roma. Questo è il sentiero di Santiago. Vabbè, le cagate di Leo. Comunque, vedete, siamo solo al terzo giorno e siamo addirittura di arrivo. Oggi è mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dobbiamo fare tutto quel pezzo là. Abbiamo fatto questo, che è tutto il prato, tutto a mano libera. Vi faccio vedere più o meno come si fa. No, no, dai, ci sta. Bene, siamo al quarto giorno, oggi è giovedì. Questa parte è quella che completeremo oggi. Adesso andiamo a perfezionare con i dettagli delle foglioline tutto questo pezzo, come abbiamo fatto in questo lato qua. Si è rovinato tutto, dobbiamo rifarlo. Dobbiamo rifare gli stessi? Sì, sì, sì. Non so se stiamo registrando, però più che altro le proporzioni bisogna rispettarle. Ok, abbiamo fatto tutti i dettagli, come potete vedere qui. Leo, di qualcosa. Niente, una bella giornata, maniche corte, bello per pittare. Di testa. Verso l'infinito e oltre. Ok, quinto giorno,
siamo a buon punto anche oggi. Ci mancano solo due pannelli. Questo lo dobbiamo modificare, però ci siamo quasi. Adesso ci stiamo organizzando per le bombolette, che a quanto pare sono quasi finite, quindi dobbiamo stare attenti. Pensiamo che entro oggi o domani finiamo, speriamo bene. E guardate qua, top. Inoltriamoci nei dettagli di questo fantastico bosco. Bene, lavoro finito, questo è il risultato. Fidatevi, vi rende molto di più dal vivo che in video. Non sei un po' triste di lasciare questo muro? Io sono contentissimo. Non ti mancherà. No, è certo. Dopo tanto tempo, una settimana insieme. Mi mancherai. Troppi ricordi. Addio palazzo ecologico, addio murales. Addio. Ma cosa piangi? Ma cosa piangi? A me mancherà perché sono stato una settimana lì. Vabbè, dai, sarò più felice con i soldi. Bene, abbiamo finito anche questo video. Spero vi sia piaciuto, ovviamente. E ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube, a mettere like e attivare la campanellina. Bene, ci vediamo al prossimo video. Rifallo, commentare. Chi se frega di commentare? Serve tantissimo. Scrivete nei commenti cosa vi è piaciuto. Ah, questo lo aggiungo. No, sì, non lo so. Devo rifare tutto. No, però ridici. Spiego un attimo, non devi rifare che ti siedi, però devi cominciare quando ti sei seduto. Ok. Bello carico. Che cacchio, come ero partito? Bene ragazzi, grazie per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto e mi raccomando, seguite il canale, mettete like, commentate e attivate la campanellina. Ci vediamo per il prossimo video.